Eccoci qua, belli caldi e belli belli ghiotti. Siamo qua con Matteo. Ciao. Ciao Matteo. Partiamo dall'inizio, non ci siamo mai visti io e te, giusto? No, mai, assolutamente mai. Tu sei molto giovane, 20 anni? 22. 22 anni, e tu sei partito con noi, cioè cosa hai fatto con noi come percorsi? Guarda, in realtà io ho iniziato da autodidatta, perché avendo appunto 22 anni i fondi erano quelli che erano. E quindi mi sono fatto un annetto e mezzo da autodidatta, vedendomi video, audio di Telegram, video di Telegram, un sacco di roba, cioè prendevo quello che arrivava. E poi a metà di quest'anno mi sono iscritto allo special training, quindi mi sono fatto 3 mesi di coaching e il master a settembre. Ok, quindi tu partivi da zero? Praticamente sì, cioè, a parte il periodo da autodidatta non avevo mai fatto nulla, ho sempre fatto le cose a caso, cioè, mi capitavano e basta. Cose a caso, cose che non fare niente, ottimo. Allora, Matte, le varie fasi di una conoscenza, ci concentriamo sulla parte in chat. Allora, partendo dall'inizio, cioè cosa intendi con varie fasi e quante fasi ci sono nel tuo modo di, diciamo, di chattare? Sì, allora, la cosa che avevo pensato è che siccome è chiaro a tutti che una conoscenza richiede la capacità di conversare su più argomenti, anche le parti successive di una conversazione sono complesse al fine di risultare una persona carismatica e interessante. E volevo appunto trattare queste parti della conversazione. Sì. E, appunto, per Tu come ti rapporti all'inizio? Cioè, parte la conversazione. Quali sono le linee guida, le cose? innanzitutto dipende da che tipo di conversazione è. Se è la prima conversazione, quindi bisogna impostare un messaggio d'esordio, o se è una nuova conversazione che porti avanti dalla fine di una appena passata. No, facciamo una situazione fredda, ecco, quindi su Tinder piuttosto che su Instagram, quindi devi iniziare a dare quelle 3, 4, 5 battute. Se cos'è che ti concentra all'inizio? Guarda, secondo me l'inizio di una conversazione ha il principale scopo di invogliare l'interlocutore a iniziare una conversazione con te. Quindi serve a creare curiosità verso chi parla e quindi dare lo spunto per far generare un argomento di discussione. Assolutamente sì. Io poi chiaramente prediligo sempre lavorare di ironia all'inizio per alleggerire un pochettino il tutto. Quindi poi cosa fai? Quindi la seconda parte, quindi la prima parte, cerchi di un pochettino capire chi è davanti e provare anche magari a farla investire. Nello step 2 cosa fai? Nello step 2, ammetto che mi è sempre stato un po' più difficile da apprendere a pieno. Infatti, non riesco ancora attualmente totalmente a riuscire ogni volta, però già tipo al master mi hanno dato degli ottimi spunti, parlandomi dei tre pilastri della conversazione. Quindi empatia, ironia e mistero. Io in questa parte della conversazione, innanzitutto mantenendo la centralità verso la ragazza o chi di questione, cerco di creare un crescendo di interesse in modo tale che i ruoli si equilibrino. Quindi non sono più io che devo generare interesse nella conversazione, ma siamo entrambi che cerchiamo di portarla avanti fin quando uno dei due non si stufa. Ok, quindi allora facciamo finta per la prima parte ironia, la seconda parte quindi agisci di sempre di ironia, ma un po' di mistero affinché comunque la ragazza ti presagisca come una persona diversa. E quando è che decidi di scambiarti il numero? Cioè, cosa fai? Dopo quanto? Ma in realtà
Io penso che un numero venga scambiato poi quando c'è si intenda un picco massimo di interesse. Quando capisci che l'interlocutore o la ragazza è interessato a conoscerti, ne sei praticamente sicuro, tu magari cerchi di impostare una frase che ti permetta di farti dare il numero o di darle il numero. Ok, ci sta. E se succede, se riscontri delle difficoltà nella conversazione, che cosa fai? Cioè, magari stai lavorando di ironia, riscontri difficoltà, passi a un'altra parte, quindi di un'altra fase, No, oppure rimani. la prima cosa che faccio è un'analisi di quello che sta succedendo. Se c'è una risposta che non mi aspetto, che magari mi ha fatto rimanere spiazzato, cerco di analizzare la situazione, chi ho di fronte e come ha reagito in base a quello che ho detto e mi comporto di conseguenza. Quindi cerco di equilibrare le cose utilizzando magari un passaggio differente dei tre pilastri della conversazione. Fantastico. Grande Matteo, grazie mille. Grazie a te. Ah, Ciao. ciao, ciao.